Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale. Eccoci qui di nuovo con Dead Space Remake. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Signore, allora, ci eravamo lasciati che avevamo fatto una brutta fine in realtà in questa zona. Io adesso mi sono rigirato un po' tutto. Zone, forse, non mi ricordo se c'eravamo entrati o no. Però anche quella porta, quest'altra, quell'altra. Insomma, ho liberato un po' queste porte qui. Stiamo ancora in fase di, insomma, cerchiamo ancora di sopravvivere, che l'ultima volta ci avevano assaltato tutti male e eravamo morti un pochino inchiappettati malissimo. Quindi attenzione, perché insomma è sempre buono stare eventualmente accorti, eh. Voi mi raccomando ragazzuoli, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Adesso andiamo ad attivare questo che appunto farà scatenare inferno di nuovo. Quindi occhio. Sono cattivi. Aggiornamento, energia deviata dalla rete dell'amministrazione mineraria. E due, un altro impianto e alimentiamo gli SDA. Ok. Allora, vabbè, però Isaac pure tu. Insomma, un attimo più di... Aspetta, stia calmo lì. Stia calmo lì. Yeah. Oh, ancora vivo. Aspetta. Allora, un momento, perché siamo, come detto, c'è un po' della legnosità che ci mette in difficoltà. Non vorrei neanche muovermi troppo, perché qua... Ok. Perché se no, magari retrocedendo andiamo a fulminarci da qualche parte. Qua ce la faccio a passare senza fulminarmi? Sì, da qua eravamo passati, quindi... Ok, ok, quindi come detto, mi sa che una di quelle stanze però ce l'eravamo saltata prima, me la so vista, comunque ho preso la roba che c'era da prendere. Possiamo tornare indietro, c'è un'altra zona da attivare. Allora, sempre con estrema attenzione, rivediamo sempre in generale, perché poi io... Vabbè, qua pure avevamo fatto tutto, sì. Qua anche... Direi che... si può... andare... immagino che dobbiamo andare al piano in basso. Vabbè, dove non siamo andati. E quindi... vediamo un pochino. Nel mentre, perdonate la voce nasale, ma... qua... ci ammaliamo ogni 3x2. Pure le bimbe che portano... ogni tipo di influenza dall'asilo, quindi... Ecco. Non siamo gli unici che forse non stanno benissimo. Ah, di qua, vedi? Te aprono le porte alle spalle, che se fa così? Allora, andiamo giusti, sì? Sì, era qui. Giustamente non c'eravamo arrivati, quindi... però, vediamo un attimino sulla mappa come siamo messi. Dobbiamo farci un bel giretto. Ce la dobbiamo girare tutta questa zona... e di conseguenza una salvatina prima di addentrarci ce la facciamo ben volentieri. Lei salvi. Allora. E vabbè, intanto vediamo le porte. Ok, qui. C'era. Deve essere il marchio che hanno disotterrato. Quindi è proprio lo stesso. Marchio, il simbolo della chiesa di Unitology. Non pensavo tu fossi credente, Isaac. Mia madre lo era. Ma se l'hanno trovata su un pianeta alieno, cosa significa? Che Unitology ha una pista? Unitology è una merda. Lascia stare. Sta di fatto che però, vedete, è un rito lì, il marchio è qui. Gatta Cicova, text log.
Allora, uniti ascenderemo? Unitology è una nuova speranza o soltanto un'altra truffa? Di Kerry Van Otken. Se avete vissuto su Marte negli ultimi 200 anni, potreste esservi persi la setta religiosa a più rapida diffusione della storia. Unitology vanta milioni di seguaci, fra i quali influenti direttori e funzionari di alto grado. Dispone di 78 miliardi di crediti in azioni delle principali società e possiede due delle più importanti istituzioni finanziarie della Terra. La GPSG, nata come... che è la cosa finanziaria, insomma. Nata come culto della personalità, Unitology si è trasformata in una religione rispettata e affermata. Quasi tutti conoscono le basi. 200 anni fa Michael Altman, un professore di antropologia, ha svelato quella che a parer suo era la più grande truffa mai organizzata dal governo terrestre, quella orchestrata per coprire la scoperta di un manufatto, un marchio che provava oltre ogni ragionevole dubbio l'esistenza della vita aliena. Il governo definì Altman un ciarlatano, ma molti ascoltarono le sue parole e la sua misteriosa morte non fece che aumentare l'interesse insieme a disordini civili e richieste di provvedimenti. Gli unitologisti credono che il marchio contenesse un codice, la chiave della vita eterna, tramite la rinascita e l'ascensione in paradiso, a patto di morire prima. A sentire loro, il governo nasconde il marchio da qualche parte per poterlo sfruttare. In tutto lo spazio abitato dell'uomo, Unitology eleva lodi al martirio di Altman e attende il giorno in cui Dio giungerà a perdonare la vita oltre alla morte. Il tutto può anche sembrare innocuo, ma come in ogni culto ci sono degli aspetti oscuri. La chiesa di Unitology si divide in livelli, nessuno ne sa molto, ma si ritiene che esistano almeno tre livelli al di sopra del normale credente o iniziato. A ogni livello viene rivelata una nuova parte delle credenze e delle regole della chiesa. Raggiungere questi livelli è molto semplice, basta donare potere e denaro alla chiesa. Molto Scientology, praticamente. Qualcuno pensa che portare via soldi alla gente già non sia bello? Beh, la chiesa inoltre pretende che i seguaci donino il loro corpo dopo la morte. Perché? Che cosa se ne fanno? Nessuno è disposto a dirlo e ogni tentativo di infiltrarsi fra coloro che lo sanno è fallito. Considerata l'enfasi posta su trasformazione e rinascita, è possibile che la verità non ci piacerebbe per niente. Secondo una voce persistente, la Chiesa sta finanziando un programma segreto per la costruzione di astronavi. Alcuni dicono di aver visto questa flotta. Non esistono prove certe, comunque, ma pare che queste astronavi mausoleo, nonostante le dimensioni colossali, continua a pagina 94, che spero troveremo perché è comunque interessante. Sì, sì, rifà molto a Scientology comunque questa Unitology. E allora noi possiamo passare in sia da un lato che dall'altro. E questa porta è chiusa, però no, vabbè, è chiusa e basta. Intanto facciamoci qui per capire. È chiusa e noi non possiamo entrare qui, giusto? Allora c'è della roba da raccattare, ma ah no, aspetta, però si può andare. Aspetta. Riesco a spostare quei cosi? Perfetto. C'è il corpo di questo che bloccava la strada. Aspetta che mi sa che abbiamo finito pure i colpi quasi, un pochino. Allora, vedi, sempre bene spippolare un po' qui, un po' lì, perché... Ah, livello 3, maledizione. Potenziamento arma. Va bene, ricarichiamo la stasi che ce l'eravamo giucciata tutta. Livello 3 e niente. Ci vuole molto backtracking. Dobbiamo tornare molto sui nostri passi per andare a rivedere queste cose. Però sapete qual è il fatto, per dire, sta stanzetta con quelli di livello 3. Ci ricorderemo un giorno che dobbiamo rientrare lì per aprire quelli di livello 3. Non lo so, io credo di no, eh. Dico a naso, calcolando quella che può essere la mia memoria. Kit medico piccolo, e allora usalo e prendi l'altro. Ci vorrebbe un negozio. Aspetta, fallo screscià. Ok. E allora un attimo, perché qua dobbiamo... Allora, non so se quando si spegne... Ok, sì, possiamo passare. È un problema questo del... Cazzarola. Speravo di potermelo... Oh, merda. Ma non è vero, come aveva fatto a più acqua? Ah no, è quello stronzo figlio di una... aliena maiala.
Mortacci sua. Aspetta che intanto ricarichiamo il più possibile in modo tale da liberarci l'inventario. Vai vai vai. Qua ci si mettono pure sti cosi che di certo non aiutano, eh. Quelli là pure da recuperare. Allora un attimo che valutiamo. Niente. Oh, levati a cazzo un po'. Merda! Finito la... Siamo morti, eh. Siamo morti malissimo. Dove cazzo sta? Ma non era morto quello? Porca troia. Niente, siamo morti, eh. Non è che... scusa, quello lo riesco a prendere con... ok. Allora, un attimo, perché avevamo visto che lì c'erano quei cosi da recuperare. Dobbiamo aspettare che però... Vai, vai, vai. Ok. Pericolosissima questa cosa. Pericolosissima. Ok. Non mi sento per niente al sicuro. Oh cazzo. Vorrei allontanarmi un po' per... avere la possibilità comunque di... Morto? Nel dubbio. Ok, allora. Solo un nodo? Sei stronzo. Usando la stasi è naturalmente fattibilissimo. Dio, non so se... Penso che sia comunque più morbido di quello che abbiamo affrontato fuori, no? Lo devo usare. Però un'altra cosa, c'era una... c'era pure questo. Brutta storia, brutta storia. Allora, qua, signori, dovremmo cercare di... magari quando vanno dall'altro lato, però, eh. Aspetta. Energia trasferita dagli impianti elettrici ai cannoni SDA. Ok, cannoni SDA di nuovo in funzione. Ora, aspetta. Puntamento disattivato, dati di calibrazione mancanti. Cazzo, senza di quello i cannoni sono inutili. Che ne dici del puntamento manuale? Puoi andare là fuori in quella tempesta di merda e puntare i cannoni SDA a mano. Se i cannoni do abbastanza dati di puntamento, il sistema si ricalibrerà. Hai un'idea migliore? Cristo,
Apro l'accesso esterno. Spero tu sappia quello che fai. A grandi linee no, però la situazione è così critica che siamo disposti a tutto. Non segna niente, vabbè, tanto. La strada è quella, eh. No. Calibra cannone, si tira, vabbè. Siamo abbastanza pieni. Mi serve assolutamente un negozietto che non abbiamo. Beh, sì, in linea teorica dobbiamo tornare indietro, no? Qua non abbiamo niente da recuperare, giusto? Neanche contro i muri, perché abbiamo fatto pure una cosa abbastanza veloce, quindi... Qua ricaricato, qua così e qua così. Va bene. Allora, questi sono disattivati, quindi in linea teorica... possiamo andare tranquilli, che è sempre una parola grossa. E mi devo ritrovare la strada, perché qua era un labirinto. Bloccata. Questa è quella che avevamo visto. Piano, eh. Una salvatina che la facciamo. Comunque... non c'è bisogno che ve lo ridica, ma infognantissimo. Penso che ve ne stiate accorgendo anche voi dell'infognamento clamoroso. Piano 1? Ma penso che dovremmo andare lì, perché dall'esterno, per quanto non ce lo vada a segnare, però immagino che... vediamo un attimo. Di livello 2, scusa, l'avevamo... merda. A parte che... il problema è che sono veloci. Merda. Ok. Allora, un attimo che... lì c'è il terminale. Vado un attimo al terminale, perché ci potevamo potenziare... allora, abbiamo un nodo, ma avevamo sbloccato anche... fucile a impulsi grafico. Una nuova specialità. Ok. E... ci ha sbloccato verso il basso. Ok, ok. Che non è male, perché noi la lama a al plasma l'abbiamo migliorata abbastanza, non del tutto, eh. Però pure la tutina, magari. La durata della stasi. E uno o lo uso per il fucile a impulsi con capacità per poi arrivare ai danni. Facciamo così, no? Poi nei paraggi c'era anche un negozietto, diciamo. Quelli di livello 2 ce li segniamo, già ce li avevamo. Cioè, quando eravamo passati qua già potevamo accedere a livello 2, quindi... era questa qua dietro. Negozio sta là. E... vediamo. Allora, aspetta che... sì, il negozio sta qua. Allora, vediamo un attimo. Schema sbloccato, l'oggetto era questa tuta di livello 3. Rig tecnico intermedio. Super simmetrico. Ricordo che roba era.
Aumenta la capacità dell'inventario a 22, fornisce il 10% in più di corazza. Utilissimo, naturalmente. Legame Super 6 porta questa parte al terminale per ampliare il percorso di potenziamento e ottenere accesso a un potenziamento speciale, va bene. Però al momento io farei una cosa. Allora, ci vendiamo. Questo è utile, però. Vabbè, questi sono solo da vendere. Facciamo una cosa, al deposito che ci abbiamo queste cose, io al deposito sposto questa che non la stiamo usando e quasi mi porterei a sto punto questo che ho lasciato, visto che magari possiamo provare. Equipaggiamo questa, tanto per cambiare un pochino. Potenziamenti te li tiene comunque. Solo, quelle sono solo estetiche. Se non vado errato, però, dovrebbero essere solo estetiche. L'avevamo fatto la prima volta, poi quando abbiamo potenziato la cosa della tuta se l'aveva ritolta. Questa non è che cambia tantissimo in realtà, no? Un po' più grigiastra rispetto al bronzato di prima, un po' di tratti. E siamo a 18.000. Non so se vendermi tipo questo per arrivare a 20.000 per mettere il potenziamento della tuta. Sarebbe molto utile. Vogliamo attendere? Va bene. Allora, però comunque... Allora, partita l'ho salvata. Più che altro adesso andando a vedere sulla mappa. Noi siamo tipo... sì, siamo al quarto piano. L'obiettivo... Il segnetto là ce lo dà al tipo sesto piano, quindi dovrei salire. Curatore di acque. Però qua è quello che abbiamo usato prima di ascensore, giusto? Questo è un altro, vediamo. Piano 1, 2, 3. No, allora forse è quello, può essere. Fammi capire un attimo. Questo sale. Ok, perché l'altro scendeva. No, perché non segnandolo per terra non... Questa è una tuta marchiata. Fa vedere. Ok, adesso ce lo segna. Beh, poteva segnarmelo anche prima in realtà, eh? Allora, qui a vedere un attimo sulla mappa. Ok, ok. Questo è quello che avevamo fatto. Sì, 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 sì. Va bene. No, perché poi queste cose sono pure tutte molto simili, quindi mi perdo tantissimo. Magari sì, ogni tanto ridò pure un'occhiata per vedere se... Appunto, vedi che poi sblocchi i livelli e magari becchi qualcosa che prima avevi lasciato. Però... Vediamo un attimino. Poi comunque una cosa che devo sbloccare è quella tuta. Qual è il piano? Sincronizzo qualche cannone SDA con i miei strumenti. Miro un asteroide. I cannoni lo eliminano e ricalibro il sistema. Non abbiamo altra scelta. Vai. Beh, insomma, non è che sia proprio ottimale come piano. Però, come detto, non abbiamo altra scelta. Quindi si fa, o meglio, si prova.
Allora, vediamo. Richiesta di sicurezza recuperata. Oh cielo! Qualcuno lo fermi! Sono l'ufficiale Sheik. Serve la sicurezza. Subito. Non verrà nessuno. White, per l'amor di Dio, allontanati dai comandi. Ci serve il nostro primo ufficiale. Il capitano Matthews è morto. Il capitano è morto. La squadra di sicurezza di Vincent è morta. Chi è rimasto? Allontanati dal boccaporto. È un ordine. Chi è rimasto, Sheik? Un equipaggio di fanatici di unitologisti. Eckhart ci ha fottuto, non è vero? Se un direttore della CEC può fare cose simili, forse tutta la compagnia è in marcia. Proprio come Aegis 7. Pensi che la CEC non invierebbe una squadra per salvare la loro nave da trivellazione planetaria? Rifletti, White. Sì. Forse dovresti. No, White, maledetto Max, chiudi quel boccaporto, ora! Tanto adesso vedendo bene sti cosi sembrano che pezzi di ricambio per lo scafo, una cosa del genere. Comunque, a parte ciò. Vediamo un attimino. Sembra, accesso a gravità zero. Qua pure è una figata. Integrità scafo 86%. Allora magari non so se questi. Sincronizzazione sistema di puntamento. Distruggi gli asteroidi per calibrare. Aspetta. Oh. Distruggi gli asteroidi. Tieni premuto. Ordina un attacco. Aspetta se. Ma posso mirare pure là, tipo? Vabbè, calibrato discretamente bene. Attenzione, integrità dello scafo compromessa. Lo so, ma non è facile. Sto anche a morire. Calibrazione completata. Puntamento automatico cannoni attivo. Ok. E uno è fatto. Andiamo al prossimo. Ce ne stanno diversi di cannoni qua, eh? Oh, piano. Dov'è l'ossigeno? Là. Ok. Sincronizzazione sistema di puntamento. Prima ero andato un po'. Questo l'ho lisciato, ma arriva un po' troppo veloce. Porco due. Devo beccare quelli un po' più distanti, perché sennò. Merda. Calibrazione completata. Okay. Puntamento automatico cannoni attivo. Ma perché ho così poca salute? Sincronizzazione sistema di puntamento. Aspetta però. Ai, ma chi è? Aspetta un attimo. Mica l'avevo visti sti figli di troia. Ecco perché c'ho così poca salute. Attenzione, integrità dello scafo vicina a soglia critica. Signori, non li vedo. Dove cazzo vai mo con sta salute che è uno sputo? E mentre qua sta esplodendo tutto. Quindi segnare questi. Mi rubano le kill gli altri che abbiamo già. Migrazione dati completata. Ok. SDA ricalibrati. Sistema sì, ma ormai siamo morti. Attivati. Dobbiamo tornare indietro, però un'occhiata gliela do. Ecco, i cannoni SDA sono di nuovo online.
Attivo il pilota automatico. Cerca di entrare, Isaac. Ho capito cosa fare. Ma noi ormai siamo morti, bello. Quindi mi sa che qua non è andata granché bene. Ma non li avevo manco visti. Sapete perché? Perché qua con la cosa che stai nel vuoto, giustamente non senti i rumori. A parte quando ci colpivano, che magari dovevo stare un po' più accorto. Ma non me ne ero veramente reso conto che c'erano quei piccoli farabutti figli di una mignotta. O riusciamo a tornare proprio al volo e niente, spendiamo soldi per comprarci salute o... Salvo, ma in un altro slot qua, perché abbiamo... Ce la siamo giocata male, ma la sono giocata male. La sono giocata molto male. Isaac, Hammond, ho intercettato una trasmissione dall'infermeria. Qualcuno laggiù? Vedete cosa farci. Parla l'ufficiale medico Nicole Brenner. L'infermeria è un rifugio. Sopravvissuti, venite qui. Nicole, torno in infermeria. Ha senso. Torno al ponte equipaggio e cerco superstiti. Stiamo in contatto. Il ponte equipaggio. Forse sa qualcosa che noi non sappiamo. Letali e devoti. Obliterazione imminente. Oh. No. La mamma puttana. Insomma. Non la vedo bene, non la vedo bene. Come si guarda là come lampeggia la nostra spina dorsale. Il fatto è che dobbiamo spendere soldi per i medikit adesso, perché stupidamente mi ha fatto inchiappettare. Allora dobbiamo andare lì sotto, ma prima di andare lì sotto mi sa che mi conviene che mi compro qualche medikit, no? Allora, in realtà dovrei andare... Mi dice qua, però il tipo stava là. Vabbè, comunque, sti cazzi. Dice andare all'infermeria, anche se magari è come... Senti... Ah no, aspetta, però, che era quello? Nascondiglio di che è nel ponte minerario. Allora... Non lo so. $2000 costa. So soldi. So soldi. Allora facciamo così. Dai, questi me li stavo a tenere, ma... Mi spiace, ma... Tocca, lo usiamo subito, che quello ci recupera veramente una merda di salute, ma meglio di niente, boh. Autorizzazione confermata. Succiatelo subito. Succiatelo subito. Perfetto, quindi all'atto pratico, fammi vedere un attimo. Sì, poi ci rispostiamo e torniamo alla cosa medica. Però mi vado anche a rivendere un attimo. Ci stiamo, signori, i materiali preziosi che abbiamo recuperato adesso. Ok.
Ok. E adesso potrei in realtà acquistare la tuta. Che poi non... Cioè, penso che esteticamente la possiamo anche ricambiare. Certo, mi rompo le palpebre ogni volta che entra, riesce, entra, riesce. Questa c'ha più barrette. Che è più corazzata anche, quindi ci sta. Ok. Basta, niente, abbiamo più slot, ma non abbiamo moneta. Munizioni. Guarda, famo che, visto che pure con le munizioni siamo messi male, ce lo spostiamo nell'inventario. Ok. Perfetto. Che fanno, la butti? Ce la buttiamo. E allora, signori, io in realtà a questo punto, visto che mo ci facciamo un po' un viaggetto, insomma, noi dobbiamo andare in infermeria. Gli altri poi eventualmente possiamo anche andarli ad occhiare, ad esempio pure qua che c'è il settore minerario. Ah, questo è bloccato al momento, penso per questo. Forse sì, perché poi c'è anche quella secondaria, diciamo così, che... potremmo andare a dare un'occhiata. E il messaggio che abbiamo ricevuto della dottoressa, nonché signora Isaac qua. In arrivo all'infermeria. Laboratorio chimico. Aspetta, hai detto laboratorio chimico? Ti sento a malapena. Insomma, non c'è nient'altro. Con quale inquietudine, ma signori, proseguiremo con questa inquietudine nel prossimo episodio. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Spero vi stiate infognando come me. Seguitemi anche sull'altro sito per il live, secondo canale e Instagram. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Questa Leale.